Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi delle serie manga che sto attualmente seguendo. Visto che spesso mi chiedete quali manga in corso valga la pena leggere o meno, sono qua per dirvi quelle che io personalmente sto seguendo. Prima di iniziare vi ricordo che se volete sostenere il canale potete farlo mettendo mi piace a questo video, iscrivendovi al canale o consigliandolo comunque a un vostro amico. In alternativa, qua sotto in descrizione potete trovare il mio codice d'affiliata Pumpling, quindi sul sito potete acquistare qualsiasi cosa e avrete il 20% di sconto, una percentuale andrà appunto a sostenere il canale, oppure potete acquistarvi qualsiasi cosa su Amazon attraverso il link affiliata che trovate sempre qua sotto in descrizione e di nuovo una parte andrà a sostenere Cibis The Way. Grazie! Se ho spulciato bene nella mia libreria, queste dovrebbero essere le serie manga che sto attualmente seguendo. Il primo è naturalmente Made in Abyss di Akihito Tsukushi. Ve ne ho parlato in lungo e largo di questo fumetto perché io in realtà ho conosciuto prima l'anime, me ne sono innamorata e poi è uscito il manga qua in Italia, Doppio Amore. Molto brevemente, questa storia è ambientata su un'isola al cui centro c'è una profonda voragine chiamata l'Abisso. È un ambiente molto misterioso, popolato da creature mai viste e l'uomo, da sempre curioso, tende appunto ad esplorare e ad avventurarsi in questo abisso. L'unica cosa è che non è così facile esplorarlo come si può immaginare, perché più in profondità si va, peggiori sono i sintomi di risalita, si va da semplici mal di testa fino alla morte. E in tutto questo una giovane ragazzina deciderà di scendere fino al fondo dell'abisso per rincorrere la madre che è scomparsa. Ad accompagnarla poi c'è un amico che è anche una sorta di robot e la storia segue appunto la discesa di questa ragazzina. I disegni sono kawaii, sono pucciosi, carini, coccolosi tutti quanti, non fatevi fregare perché la storia è un po' un pugno nello stomaco. Ci sono infatti tanti momenti di tensione, di violenza, fisica ma anche psicologica. Non è un fumetto per bambini o per ragazzini, ecco, le tematiche trattate sono veramente toste. E questo contrasto mi ha da subito affascinata, io non immaginavo una storia del genere, mi aspettavo un'avventura ma non così forte, così densa, cioè io guardando l'anime ho passato delle notti insonni, ve lo dico. E la stessa cosa mi sta capitando con il manga, se non sbaglio siamo arrivati a 8 numeri, non so purtroppo quando uscirà il seguito, ma non vedo l'ora perché la storia è arrivata in un punto particolarmente teso e non vedo veramente l'ora di scoprire qualcosa di più su questo abisso e su che fine farà la nostra protagonista. Altro manga che sto seguendo e che è prossimo alla conclusione è Blue Flag di Kaito. Se non sbaglio, infatti, l'ottavo numero sarà l'ultimo, per adesso ne sono usciti 7 e sta diventando pian piano uno dei miei fumetti preferiti di sempre perché è come uno shoujo da un punto di vista però maschile con delle tematiche classiche, no? Un po' del genere, ma con un risvolto secondo me un po' più profondo ed interessante. Si tratta di uno shonen che vede protagonista un ragazzo non popolare, fa fatica ad avere amici eccetera, che in un nuovo anno scolastico inizia ad avvicinarsi ad una ragazza perché in realtà è innamorata di un suo vecchio amico d'infanzia che è anche uno dei ragazzi più popolari. Si riavvicinerà quindi anche a questo suo vecchio amico e diciamo che la sua vita verrà un po' travolta perché dal non avere amici o legami particolari inizierà a scoprire appunto l'attrazione per qualcun altro e anche che cosa significhi avere un'amicizia più profonda. È un manga ambientato a scuola che quindi parla sì di amicizia, il rapporto con gli altri, ma anche la difficoltà di venire a patti con se stessi, con tratti del proprio carattere che magari non ci vanno a genio. La cosa che da subito mi ha colpita è la profondità nel caratterizzare i personaggi, che vengono costruiti, secondo me, molto molto bene e attraverso diversi eventi e possiamo vedere questi personaggi anche in diverse sfaccettature. Non sono soltanto una caratteristica della loro persona, hanno diversi lati, come giusto che sia, come è normale, come tutte le persone hanno, e quindi questo tratto rende secondo me la storia molto più verosimile. Inoltre affronta queste tematiche che magari sono classiche di tanti manga ambientati a scuola in maniera però un po' più forte,
forte, un po' più profonda. Altro manga prossimo alla conclusione è Dosei Mansion di Isaiwa Oka. Se non sbaglio, infatti, dovrebbe mancare soltanto il settimo e ultimo volume. Qua ci troviamo in una stazione che orbita attorno alla Terra, diventata ormai un'oasi protetta, non ci vive più nessuno. E in particolare seguiamo le avventure, diciamo, di un giovane ragazzo che inizia a fare il lavavetri, un lavoro estremamente pericoloso. Ma si butta in questa carriera perché il padre era appunto un lavavetri e mentre lavorava è scomparso. Attraverso questo lavoro il nostro protagonista verrà a contatto con tante persone molto molto diverse. La stazione è divisa, diciamo, in livelli e ai piani superiori ci sono le famiglie un po' più agiate, mentre quelle un po' più modeste sono invece ai livelli inferiori, quindi facendo il lavavetri avrà l'opportunità di interagire con tante persone diverse e anche con le loro storie. È quindi uno spaccato un po' del mondo, perché appunto attraverso queste storie si vive un po' la realtà in generale su questa stazione. E l'autrice attraverso queste storie parla comunque di tematiche molto attuali e quotidiane, dalla famiglia, il rapporto con il lavoro, il rapporto genitori-figli. Veramente un mix comunque di storie, di ricordi e anche un po' di nostalgia. Anche qua il tratto dell'autrice è abbastanza kawaii, i personaggi hanno queste teste sproporzionate. È molto particolare, però rende la storia secondo me anche un po' buffa con questo tratto. Passiamo ora a un thriller, ovvero Summertime Rendering di Yasuki Tanaka. È un mystery mischiato a una storia un po' paranormale. Il protagonista è un ragazzo che viene richiamato nel suo vecchio paese di nascita perché la sua amica di infanzia è morta. E la sua morte avviene in circostanze molto molto sospette. Alcuni sostengono che sia annegata tentando di salvare una bambina. Alcuni segni suggeriscono invece che sia stata spinta sott'acqua e tenuta sotto fino alla morte. Mentre indaga, tra virgolette, sulla morte appunto di questa ragazza, che per lui era praticamente una sorella, scoprirà dei fatti molto molto più grandi, che non riguardano soltanto appunto la ragazza o la sua famiglia, ma tutta l'isola. Come dicevo, in questa storia c'è anche un pizzico di paranormale, viaggi nel tempo, tra virgolette. Non voglio chiaramente anticipare troppo, perché secondo me è bello anche scoprire leggendo, no, le varie sfaccettature di questa storia. Fatto sta che era dai tempi di Monster che io non rimanevo così rapita da una storia, diciamo, thriller, misteriosa. Al di là comunque della morte appunto di questa ragazza, più avanti si va nella storia, più si scoprono cose che rendono il tutto ancora più macchinoso e interessante, perché ci si chiede che cosa sia realmente successo, che cosa succederà e come riusciremo ad uscirne da questa situazione. È una delle storie quindi che più mi sta intrigando, e ora che si avvicina l'estate, secondo me è la lettura perfetta. Se non sbaglio sono usciti per ora 7 volumi, io i primi 6. Sono in realtà ancora un po' indietro con la lettura perché aspettavo di avere qualche numero, sennò tutte le volte finisce io rimango lì, che cosa succederà adesso, devo aspettare tempo su tempo. Io voglio sapere subito tutto, sono troppo curiosa. Altro fumetto che mi lascia sempre a bocca aperta è The Promised Neverland di Kai Uchirai e Posu Kademizu. Sono usciti per adesso 15 volumi, questo dovrebbe essere appunto l'ultimo uscito qua in Italia, una serie ancora in corso. E anche questa storia è abbastanza misteriosa, è ambientata in un orfanotrofio dove tutto sembra andare alla meraviglia, i bambini giocano fra di loro, sono felici, amano la loro madre, la donna comunque che li cresce, che li istruisce. Insomma, le cose sembrano andare in maniera super pacifica. Ma a un certo punto scopriremo la vera natura di questo orfanotrofio, che in realtà alleva i bambini non per prepararli a una vita da adulti presso delle nuove famiglie, ma li alleva come cibo per degli esseri misteriosi che vengono associati a dei demoni. Di nuovo, qua c'è un fortissimo contrasto fra la lotta alla sopravvivenza e dei ragazzini, dei bambini praticamente, che appunto si trovano in una situazione in cui devono gestire delle dinamiche, degli eventi molto molto più grandi di loro. Non si tratta esclusivamente
della loro sopravvivenza, ma anche quella dei loro fratelli, diciamo, e dell'umanità in generale. È una storia molto di tattica, di logica. Chiaramente questi non sono, tra virgolette, bambini normali, perché vengono istruiti in maniera molto particolare, in modo da allenare particolarmente le doti, appunto, di tattica, di strategia. Sono molto molto intelligenti. E questo in più di un'occasione ci porterà appunto a dei momenti surreali in cui tutto sembra perduto e invece era tutto calcolato nel minimo dettaglio, cioè una via di fuga, eccetera eccetera. Ci sono tantissimi colpi di scena e devo dire che la storia si sta facendo sempre più intrigante. Io sono per adesso al numero 12, quindi questo ancora non l'ho letto, ma sono veramente molto curiosa di andare avanti, perché a piccole briciole si stanno dando delle risposte a vari interrogativi e quindi sono sempre più curiosa di andare avanti e scoprire effettivamente se ci sarà mai fine a questa lotta, come e se sopravvivranno i nostri protagonisti. Una storia decisamente più tranquilla è Perfect World di Rie Aruga. Questo è uno Josei che vede per protagonista una ragazza di 20 o qualche cosa anni che lavora come designer, se non sbaglio, e durante una cena di lavoro incontra un suo vecchio compagno del liceo per cui aveva una cotta. Ed è diventato un architetto, quindi i loro lavori sono molto collegati, tant'è che iniziano appunto a collaborare. Lei appena lo rivede di nuovo perde la testa per lui, ma rimane molto sorpresa dal vedere che non può più camminare. Infatti questo ragazzo, in seguito a un incidente, si ritrova sulla sedia a rotelle. Questo però non lo ha minimamente frenato dal diventare appunto il professionista che è oggi. Attraverso questa sorta di collaborazione la ragazza scoprirà come ci siano tantissimi pregiudizi, tante barriere non soltanto fisiche nei confronti di, ad esempio, chi si trova su una sedia a rotelle viene additato un po' come il diverso. Non solo le difficoltà, diciamo, della vita di tutti i giorni pratiche, ma anche le difficoltà a livello di salute. Ebbene, si tratta di una storia abbastanza travagliata, diciamo, perché appunto ci sono diverse difficoltà che incontra non soltanto il protagonista maschile di questa storia, ma proprio la coppia, perché è soggetta a diversi pregiudizi e in generale difficoltà. La cosa che ho apprezzato è che non si tenta di impietosire il lettore nei confronti della situazione in cui si trova il protagonista maschile, ma anzi si cerca, seppur magari a volte ricadendo in un po' di stereotipi, di raccontare comunque una storia abbastanza vicina a quella che potrebbe essere la realtà di una persona sulla sedia a rotelle. Chiaramente il tutto è molto romanzato, eccetera, eccetera, però comunque ho apprezzato l'intento dell'autrice nel raccontare una storia che non fosse eccessivamente smielata e che avesse come fine quello di impietosire il lettore, ma che anzi andasse oltre alcuni luoghi comuni. Molto molto carina. Se vi piacciono poi le storie tipo d'amore, quelle travagliate, un po' tira e molla, triangoli amorosi, andrete a nozze con questa storia. Ultimo, non certo per importanza, famosissimo, credo che non ci sia nemmeno bisogno di raccontarvi di che cosa parla, è L'attacco dei giganti di Hajime Isayama. Questo è uno di quei manga che seguo veramente da svariati anni. Siamo arrivati al numero 30, io non vedo l'ora di leggere il 31, perché quest'ultimo numero è stato una bomba, cioè è stato una bomba. Molto brevemente ci troviamo in un mondo abitato da umani e giganti. L'umanità intera si ritrova in una sorta di città chiuse da mura altissime per evitare appunto che i giganti possano entrare e mangiare la popolazione. Di questi giganti non si sa granché, non sono in grado di parlare, l'unica cosa che si sa è che vogliono divorare gli uomini. Un giorno queste mura invalicabili vengono però distrutte da un gigante colossale mai visto prima, e dalla breccia che viene aperta iniziano ad entrare i giganti a mangiare poco a poco le persone. Una storia veramente cruda, violenta, inquietantissima. Tra l'altro, se avete modo, guardatevi l'anime, perché secondo me rende ancora di più
la bruttezza dei giganti, che sono tipo degli umani molto molto deformati, non soltanto fisicamente, ma anche nel modo in cui si muovono. È terribile, secondo me, immaginare una cosa del genere. E in tutto questo c'è comunque l'umanità che cerca di sopravvivere e di combattere appunto questi giganti. È una storia molto d'avventura, d'adrenalina, c'è un momento della storia che diventa un po' più politico, complottista, però passato questo momento in cui non si capisce bene che cosa stia succedendo, l'autore veramente ci rivolta la frittata e tutto quello che abbiamo letto acquista un nuovo significato e la storia, secondo me, dal numero 20 in poi assume veramente dei toni ancora più cupi se possibile. Anche se con alti e bassi, questa è una storia veramente avvincente, piena di colpi di scena, di momenti che ti farebbero bruciare il fumetto e altri che ti fanno dire: oh mio Dio, che cosa ho letto, non vedo l'ora di proseguire, come ad esempio quest'ultimo numero. Questi erano quindi i manga che sto attualmente seguendo. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se anche voi state seguendo questi manga o in alternativa che cosa state seguendo, perché io ho terminato diverse serie. Come potete vedere non ho nessuno shoujo in lettura al momento, quindi se avete dei consigli lasciatemeli pure qua sotto nei commenti. Io spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!